Oggi 31 marzo, il nostro pensiero, il nostro affetto va alle persone che ci hanno lasciato per il coronavirus. Non sono solo dei numeri, anche nella nostra città, ma sono persone, sono vite, sono affetti. Per questo noi li vogliamo ricordare con nome e cognome e ci vogliamo stringere al dolore dei parenti, dei familiari che non hanno potuto accompagnare i loro cari neanche con un gesto di commiato o un funerale. Una comunità non è fatta di cifre, non è fatta di numeri, ma è fatta di storie. Storie che hanno nomi e cognomi. Per questo oggi l'Italia intera, la nostra città, si unisce al dolore dei parenti, dei familiari e va alla memoria di coloro che ci hanno lasciato. Un orizzonte c'è anche in questo dramma. Rimini sta rispondendo, un grande grazie a tutti i lavoratori, ai medici e agli infermieri che sono in frontiera. Oggi questo gesto va alla memoria di coloro che ci hanno lasciato, perché solo ricordando storie, affetti, vite, nomi e cognomi, una comunità ritrova se stessa. Un orizzonte c'è anche in un gesto, in uno sguardo, in un momento di pensiero profondo a coloro oggi che ci hanno lasciato.